Elaine è la protagonista del mio nuovo fumetto che si chiama Mercy, edito da Panini Comics. E come tutte le protagoniste dei miei fumetti, diciamo che è una donna molto forte, o comunque che lo diventerà nel corso della storia. In generale penso di essere estremamente fortunata di vivere in un buonissimo periodo, perché il fumetto oggigiorno è molto femminile, ci sono tantissime autrici donne. Penso anche alle autrici Panini come Alessandra Padanè, Eleonora Bruni, tante altre, quindi penso che oggi rispetto a una decina di anni fa il fumetto sia diventato molto femminile anche. Mercy è un mondo un po' dark, un po' cupo, non saprei se volessi qualcosa di quel mondo nel nostro, perché sarebbe un po' traumatico, ma posso dire che ecco, forse io vorrei essere forte come Mercy, vorrei essere una donna super badass. Io attualmente lavoro come fumettista sia sui miei progetti come Mercy e altri come Contro Natura, sia su progetti stranieri, americani, come ad esempio lavoro stabilmente per DC Comics da diversi anni. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare su supereroini e eroi come Wonder Woman, Harley Quinn, Teen Titans, Bombshells. E recentemente l'adattamento a fumetti del cartone animato Ruby. E attualmente questo è quello che faccio, anche in Francia con Le cronache di Under York, che è anche pubblicato da Panini Comics, in Francia è edito da Glénat.